oggi la Milano delle fabbriche, la Milano delle case sfitte, delle case occupate, la Milano di chi soffre, dei giovani senza prospettive, la Milano dei cassi integrati, la Milano che fa fatica ad arrivare a fine mese, oggi è qui rappresentata dalla Confederazione Unitaria di Base, che ha portato in piazza la sofferenza, i bisogni, le domande, le necessità. Il 7 dicembre, in occasione della prima del Teatro alla Scala, la Confederazione Unitaria di Base ha manifestato contro il governo Renzi, che cancella i diritti sanciti dallo Statuto dei Lavoratori, e contro la corruzione delle istituzioni che lucrano sulla povertà e sull'emarginazione sociale. Un sistema che, con la complicità della criminalità, aggrava ogni giorno di più le condizioni di un paese in piena recessione e offre allo stesso tempo il terreno fertile alla Lega per speculare sulle principali vittime di un sistema economico che genera da sé povertà ed emarginazione. Gli 80 Renzi, vuole gli 80 Renzi? Questo è il regalo di Renzi, eh? Gli 80 Renzi, vuole gli 80 Renzi? Prego, prego. Non mi interessa, non li ho presi. C'è stato un aiuto ai consumi e all'economia, è stata campagna elettorale. Ma io penso che con 80 euro, penso che... la bolletta della luce. Ma non solo la bolletta della luce, io penso che non arriva, non solo non arriva neanche a fine mese, ma lui se li gode gli 80 euro. Il governo tollerante si è conosciuto, ne con nello scante, renta sui televisati. Porta la troia, vogliamo. Evasione slegalizzata, forza, corte blu, sangue azzurro, frage blu, amore azzurro, prima blu. Oggi le sofferenze si vedono, si toccano, c'è una sofferenza chiamata lavoro in tutte le sue declinazioni, parliamo di cassa integrati, disoccupati, precari, esodati, di pensionati alla pensione al minimo che devono rovistare nei cassonetti, ma parliamo anche di studenti. Gli stessi studenti si chiedono che senso ha lo studio se hai di fronte a te un destino di disoccupazione o devi scappare all'estero. E poi abbiamo la sofferenza sociale legata all'immigrazione, legata al bisogno di casa, legata alle occupazioni, allo sfratto, agli sfratti anche a persone che non possono pagare e quindi si ritrovano in mezzo alla strada. Non vogliamo la vendita all'asta degli alloggi popolari, non vogliamo che le case popolari vengano svendute all'asta. Vogliamo insomma che questa città, a 3 anni dall'elezione di questa giunta, che aveva stravinto facendo promesse ai ceti popolari, che questa città sia la città dell'accoglienza, della casa per tutti, dei diritti, e invece questa città è diventata la città dell'Expo, è diventata la città dei grandi finanziamenti ai privati, del project financing, eh? Allora noi vogliamo dire chiaramente a questo sindaco, a Pisapia, alle forze che lo sostengono, che noi ci siamo e ci saremo e non faremo un passo indietro rispetto alle richieste che stiamo portando avanti. C'è una guerra di poveri in atto, però come dimostrano le indagini di Roma, questa guerra viene orchestrata dal potere per lucrarci sopra. Finché il capitale riesce a mantenere la classe divisa e non si riesce a costituire un'unità di lotta e di azione tra i proletari, tra i proletari non riescono a capire che chi il nemico non è chi cerca di mangiare insieme a te, ma è chi ti affama insieme all'estracomunitario, loro hanno una posizione di vantaggio. Alla luce della politica che ha seguito il PD in questi ultimi 15-20 anni, si può definire secondo te ancora un partito di sinistra? Non è sempre stato un errore definirlo di sinistra, per cui cioè il PD è un partito neanche più interclassista, è un partito della borghesia e anche dell'alta borghesia. Lo dimostra che in tutte le politiche che attua, soprattutto quelle di carattere economico.
luce delle indagini di Roma, no? Del fatto che si specula sulla sofferenza delle persone, sui rifugiati, disoccupati, cosa prova a stare qui davanti alla Scala e delle persone che sono molto più ricche di noi? Una umiliazione.